Buonasera da Portoviro, la Festa della Musica, un evento celebrativo con i giovani talenti della Auditorium Chamber Orchestra, con i maestri Danilo Lopresti, Nicola Breda e Bianca Maria Targa. Buonasera a tutti e grazie mille per essere qui anche stasera. È una serata importante perché ricorre proprio oggi la Giornata Internazionale della Musica e Portoviro c'è, c'era l'anno scorso e c'è quest'anno. Questo è il nostro secondo appuntamento ed abbiamo voluto scommettere sui giovani, sui ragazzi che si avvicinano alla musica. E come succede spesso, si avvicinano perché noi genitori li spingiamo un pochino, no? E quindi dai, prova, proviamo, è bello. Poi che cosa succede strada facendo? Succede che in alcuni nasce la passione, in altri un po' meno, altri, qualcuno, diventano grandi artisti e hanno dei percorsi importantissimi. Tutti quei ragazzi che in realtà sono stati un pochino spinti da noi, che cosa succede? Succede che nonostante noi abitiamo in una città bellissima, Portoviro, dove siamo nati e cresciuti, dobbiamo riconoscere che non è facile coltivare le proprie passioni quando non si vive nelle grandi città, quando non si hanno grandi opportunità. Ma noi abbiamo incontrato lungo il nostro cammino delle persone che hanno offerto a questi ragazzi delle grandi opportunità. E quindi questa sera siamo onorati di avervi qui in questa Giornata Internazionale della Musica con un progetto che si spiega da solo, dal banco al palco. Quindi io non vi tedio ulteriormente e vi chiedo un applauso grandissimo per questi bimbi e questi ragazzi che hanno scelto di seguire la loro passione, sicuramente grazie a degli insegnanti molto bravi e a dei genitori che fanno grandi sacrifici, perché la musica è cultura ed è un'espressione che va gestita, coltivata e amata sempre, in ogni momento della vita.